Si è svolto questa mattina alla Terza, presso il Palazzo Marchesale, il primo festival della poesia dedicato alla mamma. Ad organizzarlo l'associazione Cave Apps con il patrocinio del comune di La Terza. I protagonisti, oltre 200 alunni provenienti dalle scuole del versante occidentale di Taranto, Mottola, Massafra, La Terza e Castellaneta. Questa mattina dunque la parola d'ordine era mamma e i bambini per la loro mamma hanno elaborato delle vere e proprie dichiarazioni d'amore. A moderare l'evento la giornalista Antonella De Biasi. Pablo Picasso era innamorato delle donne, le dipingeva come Madonna, ma per me la Madonna più bella è la mia mamma birbantella. Il mio regalo al mattino è vedere il tuo faccino. Grazie mamma perché ci sei, senza di te cosa fare non saprei. Nella casa della mamma mia c'è una grande fiamma, quella del suo immenso amore, più grande del suo cuore. Nella casa della mia mamma c'è tanta gioia e nulla è un dramma. La mia mamma è molto affettuosa ed è bellissima come una rosa. In occasione del mese dei libri e della festa della mamma, l'associazione Cave ha organizzato il primo festival della poesia dedicata alla mamma. Quest'anno il filo conduttore è stato i 50 anni della scomparsa del poeta Picasso. In questo i bambini si sono dilettati nel scrivere poesie, filastrocche, e in questa occasione sono stati premiati i bimbi individualmente e le classi. Naturalmente l'emozione che viene da questo evento è legato a quello che hanno trasmesso i bambini parlando della mamma, che è la figura per loro fondamentale. Quindi sono stati bravi nel trasmetterci le emozioni e che poi è il filo conduttore anche della nostra associazione. Io vedo i colori brillanti come se fossero diamanti, gli occhi come il miele, qua sempre tante di mille. Verde gli regalerò sempre un fiore per ricordare il suo cuore. Che è bella la mamma, la fortezza, che ti consola con ogni carezza. Di una mamma non si fa mai a meno, guardando un quadro tornerà nella mia mente e mi farà stare più sereno. Sei un fiore scintillante, dal cuore pure brillante. Sei un diamante lucente che risplende su tutta la gente. Sei una stella famosa, leale e coraggiosa. Sei una dolce melodia. Prendi la mia vita una seconda. Sei una fata mattina e ogni secondo più bella di te. Mamma, per me sei speciale e non ti vorrei mai lasciare. La giuria del premio dedicato alle poesie alla mamma, promosso da Cave, dalla PS di La Terza, per noi giurati, ecco, non è stato un compito facile perché tantissimi i componimenti provenienti dai ragazzi, dai giovani poeti, giovanissimi delle scuole di La Terza, di Castellaneta, di Mottola, di Massafra. E abbiamo anche assegnato delle menzioni speciali perché i bambini hanno voluto dedicare dei versi a tutte le mamme, alle mamme speciali, nei pensieri di un'adozione familiare, ma anche di quelli che sono i valori portatori di quelli che sono i valori di una mamma. Ecco, un compito non facile, però ci siamo divertiti a leggere i tanti componimenti ed è scaturita l'allegria, la fantasia, la ricchezza di linguaggio dei giovani poeti. Quindi benvenga questo premio, che è stato ispirato anche alla figura di Picasso e quindi delle pennellate d'arte, di cultura, ma soprattutto di amore. Rosa, la vita rosa del bambino è un fiore che ci chiama tutti, perché la mamma, ti prometto di essere una violetta, quando tu mi abbracci, la tristezza sempre scacci. Sei la mia forza, il mio angelo, molto raffinata come una stella nel cielo.
mi aiuti quando sono in difficoltà. Lo fai con una certa affettuosità. Una cosa soprattutto ho capito, il cuore della mamma è davvero infinito. Quando mi abbracci mi sento protetta e nulla mi fa paura, neanche l'ombra paura. Tu sei grande e finita, come la tua dolcezza e la tua pazienza, ed è a te che vorrei assomigliare per essere domani una mamma da mare. Ogni bimbo ha la sua mamma, che lo aspetta e lo ama. Ogni mamma è il suo figlio, donato dalla pancia di un allattatore, essendo una mamma mia da vita. Qualunque mamma sia, io le dedico questa poesia. La mamma è dolcezza, molte le volte il bisogno di sua parola è carezza, però si affrontata, pronta la tempesta e spiega brava più volte. Mentre diciamo lei ci sostiene, però ogni scelta non ci fa star bene. La mamma che tesoro, come pareva senza di loro. Ok, perfetto.